È ottabile. Che battute. È ottabile. Perché mai? Che Ok, settabile. battute. Infatti anche lì stavo cercando Settabilissima. ottabile, sì, perché ho detto sarà settabile, lei ha detto no, ottabile. Infatti anche lì stavo cercando Settabilissima. Buonasera ottabile, Wiki, sì, perché buonasera ho detto Alchemist. sarà settabile, lei. E l'audio c'è tutto, c'è tutto. Alors, sono stanco, ragazzi, ve lo dico. Sono davvero stanco. Detto questo, facciamo i soliti 5 minuti di raccoglimento. Di riflessione. Esatto, ora intanto pippiamo. Così nel frattempo arriva il temporale. Esatto, e poi salta la live e tutti a casa. Sono 3 settimane senza persona, non 2, Alki. Ah, Minchia. sì, è vero perché c'è stata la settimana che sono stato da Kate, la settimana che se... No, c'è stata la settimana che sono stato da Kate. E poi settimana scorsa era il 1º maggio e poi il temporale. Puttana Eva. Se vedete una mano è Silvia che cerca di giocare col gatto. Sentito che rumore faceva? Sì, adesso Sì, do una adesso. testata. A te e al gatto. Se non la finite. E si vede una mano dell'imperatrice. Buonasera, Io. zio Esk. Ciao zio Esker. Grande zio Esker. Tra l'altro, Wiki, caro Wiki, tu pensa che io l'ho appena preso un L'ho appena antistaminico. preso un antistaminico. Poco prima di far partire la live. Tana miseria. No, Fai fatica a respirare anche la sera più che con l'allergia? respirare, più che respirare sono 150-200 starnuti che rompono il cazzo. Ah, ok. No, io grazie a Dio la sera riesco a respirare. Infatti, l'antistaminico lo prendo al mattino appena sveglio. Cioè, sono in stato comatoso tipo zombie tutto il giorno, però almeno non vengo ucciso dagli starnuti. Allora, Alchemist dice: Imperatrice, la preghiamo gentilmente di non infastidire il gatto e pensare al tè redazionale odierno, anche se è maggio. Ti dirò una cosa, caro Alchemist: io quando arriva il caldo, e adesso ce n'è troppo di caldo, Io non mi infastidisco il gatto, è il gatto che mi angola per giocare. ti dicevo, non infastidisce me. Infatti, quello che dicevo io è: Traffico con un ferro. non puoi, sono in live. Dicevo, quando comincia a fare così tanto, tanto caldo. Non bevo tè io. Tanto Cioè. caldo è relativo perché 27 gradi non è caldo, si sta Avete bene. sentito l'altra minchiata? 27 È gradi si caldissimo. sta bene per una persona che ha il ghiaccio e l'acqua nelle vene, che sarebbe lei. Persone normali a 26, a 26 gradi è caldo. Cioè, dai 16 in su comincia a essere caldo. Amen. Amen. Stai prendendo un sacco di parole tu, io te lo dico. Solo perché siete tutti uomini. Beh, No, no, c'è anche Kailina. lei è freddolosina come Comunque non siete normali, non puoi dire che a 27 gradi si sta bene. Beh, o in maglietta, maniche corte o canottiera si sopravvive, non si suda mica a 27. Cioè, scusa, 38-40 cosa fai? Tanto, Muore. Mattia ti ha risposto, si muore, punto. 38,40, tu mi trovi nella vasca da bagno, riempita di acqua fredda, con dentro l'iceberg, il ghiaccio, prendo, riempio il freezer di ghiaccio, lo butto nell'acqua e mi ci butto dentro e passo l'estate lì dentro. Minchia zio Esk ti banno. Non sei un uomo, cioè zio Esk ti ha dato ragione. Vero? Vedi? Ma perché siete voi anomali che avete caldo appena c'è 1 grado? Ma scusa, tu mi hai sentito come sono io Caldino. normalmente? Caldo. Di solito sono io che porto i 27 gradi in casa. Se fuori ce ne sono 27, io sto male. Perché già sono 27 gradi io. Esagerazione. Per me Dovresti bere un 27 po' di gradi è acqua primavera calda o roba blanda. bollente, Ma sto così gran se è cazzo! caldo tu fuori senti freddo e quindi ti sembra che sia Il più freddo. cazzo, se bevo acqua ghiacciata mi sento meglio, se bevo acqua No, bollente se muoio. bevi acqua fredda senti più caldo perché tu ti raffreddi Vabbè. rispetto Ma non te all'ambiente. ne vai a dormire? Non. Hai visto anche il gatto? Hai rotto il cazzo anche a lei. La smetti?
sapete, io sono proprio i fatti miei. Qua cosa dicono? Per me 27 gradi è primavera blanda. Il mio essere un siciliano a sangue gelido non è una motivazione dietro. 38-40 gradi? Siori, avete mai provato 45? Evento di Scirocco. Allora, guarda, io ti dirò di più, Alchemist. Non solo ho provato i 45 gradi, ma io ho provato a stare a 50-51 gradi, che praticamente quando ci facevano correre da un punto all'altro di riparo, e mi sono abbronzato con l'aria perché ti bruciava la pelle, quando sono stato in Egitto, a mezzogiorno luna, avevamo fatto la Valle dei Re, stavamo tornando indietro, e hai rotto le palle perché ti si vede. Scusa. E praticamente l'aria ti abbronzava, l'aria ti bruciava, però era caldo secco, si stava bene. Il caldo italiano fa cagare, soprattutto quello che c'è al nord. Quindi io posso anche stare a 30 gradi egiziani, quindi secchi, ma 27 col 70, 80, 90% di umidità, no. Facciamo buonasera Deago intanto. Ciao Deago, facciamo un sondaggio. Chi ha caldo? No, no, faccio un sondaggio. A chi dispiace se taglio la gola alle due donne che ho in casa? Sei simpatico oggi, eh? Se tu giochi con lei, lei rompe il cazzo. Ma siamo in silenzio, non mi si vede neanche. No? Un po' male aiuto la live. No, ok, ma da quando me l'hai detto non ho più fatto apparizioni. Poi mi angolo. Appunto. Cioè io sento il rumore che fa sul tappeto con le cuffie. Ma vai in camera a giocare col gatto. Datti in autostrada a giocare. Ti si sente? Il boss ha sempre ragione. Io sono una persona leggermente malvagia coi gatti. Lo so, Alchemist. Infatti ho apprezzato che finora non hai detto niente. Apprezzo. Ah, dovete sapere che con Silvia non potete scherzare perché non lo capisce. Si offende. Non è vero. Non siete troppo belli. La Sandra e il Ramondo del gaming. Minchia, sono veramente. Io adesso ve la inquadro. No. Guardate cosa stava facendo. Troppo tardi. No. Ti tiro. Adesso ti invio Morganino. Guarda. Sei visto? Stavo facendo la sciarpa. Così sono giusto perché ci sono 37 gradi. Ma se, sia mai che ti prendi quel colpo di d'aria che ti viene il mal di gola. Fai una sciarpa in lana. Alchemist, imperatrice, era ferretto quello? No. Erano ferri normali. Ferri normali, ma vedi fuori che Alchemist è... si mette a fare il punto croce e io do una testata al computer. Maglia rasa, un dritto e un rovescio. Dritto e rovescio. Praticamente prima così e poi così. Dritto e rovescio. Proprio la base dei ferri. Non so se come si chiama in Sicilia, comunque è ferri. Io odio le sciarpe, sono persone malvagie. Vabbè, zio esche. A me piace l'inverno la sciarpa. Beh, io te ne ho fatta una bellissima. E infatti la uso. Ma per ferro intende che sta usando due pistole, bravo Wicker. No, sono due ferri. Non vai avanti, è già finito. No, è che sistemo il tappeto così Morgana non fa rumore. Ci facciamo già più casino, ormai lascialo così. Vai pure avanti. Allora io direi che abbiamo anche aspettato troppo. Ci hanno fatto quattro chiacchiere che era un po' che non ci vedevamo. La live, se ha questo nome, c'ha un motivo, è perché non mi ricordo un cazzo di quello che abbiamo fatto, quindi stiamo caricando, attendete, per favore. Detto ciò, passiamo a... Al gioco. A chi può interessare? Io...
Prego, prego. Ho finito God of War, da già da un po'. E sono un pirla. Perché mi sono dimenticato fino adesso di tenere aperto Twitch sul telefono per avere la chat. Gesù, bambino. Ecco, comunque Alchimista ha confermato quello che mi sembrava di ricordare. L'ultima live è stata quella dove io ho avuto il problema tecnico. Avete farmato i Liquid Mercury, che non siamo riusciti neanche adesso... a prenderli tutti. Perfetto. E adesso dobbiamo appunto fare Social Days aspettando che finisca la storyline di Haru. Sì, Wiki, possiamo fare un gruppo di discussione, però dove lo vuoi fare? Su Telegram? Su Discord? Proponi. Ah, la sigla la lasciamo, per un po' che mancava. Scegli tu, Wiki, o Discord o Telegram, o entrambi, dimmi tu. Cazzo duro, Alchemist, a cazzo durissimo. Avevo la pelle d'oca quando l'ho visto. Io confermo che la rivelazione è interessante, anche se il gioco non l'ho giocato. Conosco, ahimè, no, non volontariamente tutto quello che c'è da dire sulla storia, perché internet è un brutto posto. Ma conosci la parte, questa fantomatica parte finale? Sì. Vabbè, io in quel momento Alchemist ho avuto la pelle d'oca. Io proprio, ma tutta la scena com'è stata registicamente composta mi ha fatto venire la pelle d'oca. Oh ragazzi, stasera scoriamo le 200 ore. Festeggiamo quando superiamo il... cosa, 50 minuti? Sì, tra 50 minuti. Cazzo, perché non ho una sigaretta offerta? Sennò potevo riesumare l'ultima sigaretta che a tutti faceva piacere. Però no, ho il sigaro. Hai quella lì rossa, uso quella. Posto così. Mamma mia, Alchemist, mamma mia. Allora, che minchia dovevamo fare? Social link e altri social link. No. Di richieste mi sembra che non ne abbiamo più. No. Devo anche ricordare i tasti. Non possiamo neanche uscire perché siamo stanchi probabilmente. A sto punto leggiamo, dai. Anche per leggere, va bene. Facciamoci fare il massaggio. Che io ogni volta sta parte la salto, evidentemente. Brava Imperatrice, Girl Queen Power. No smoke today for the Alpha. E contro anche il fumo, zio Esk. Lo sto rivalutando io, zio Esk.
in negativo. No, sta acquistando milioni di punti. Con te, ma li sta perdendo con me. Cioè, è un po' come la questione del karma. Che devi scegliere se essere buono o cattivo. Se vai sul karma cattivo, quello buono scende, e viceversa. Quindi sei... Se guadagni approvazione con l'imperatrice, se molto male, probabilmente la perdi con il boss. Esatto. Beh, quindi io sono riuscito a perdere approvazione con entrambi contemporaneamente l'ultima volta. Quello... ho è molto difficile. Cioè, devi fare una come si dice, una run segreta lì per riuscire a farlo. Beh, ci sono riuscito, ho guadagnato il trofeo d'oro, deludisi al boss e l'imperatrice in una botta sola. Sì. Allora, leggiamo, cosa abbiamo da leggere? Via col vento. Cosa hai detto? Via col vento. No. Abbiamo col Micif. Così finiamo sto cazzo di libro. Lo so cosa hai pensato. Ciao Roar. Col mi fornet. Vero? Sì. Minchiate. Colmi, acce, candeggina e tutte le sono. Nonno, is that you? Ha preso la nonnite l'imperatrice, ragazzi, mi spiace per voi. Mi passi l'acqua, per favore? Grazie zio Esco. No. Ciao Light. Guarda, dovremmo fare una sitcom. Dovrei fare una. Io dovrei mettere telecamere in casa e girare tutto quello che succede. Poi editarlo e caricarlo da qualche parte. No! Sputtanarci così. I soldi, ma sai i soldi? Veramente. In tanti ci hanno detto Raimondo e Vianello. Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Che carino. Ah, poi unisci quell'altra cosa che ti avevo detto, cioè che dovete fare un duo comico, tu e il nonno. È la fine. Non fai il bonus che ogni tanto arriva in casa, tipo il Barney della situazione. Due nonni e mezzo. I meet your nonno. Mamma, che bello quel telefilm, peccato per il finale. Beh, però il finale alternativo si può... considerare. Sì. Sì. Allora, reality Dovahkiinggandro with Sandra Trice. E The Little Morgana Show, vogliamo anche il pubblico in sala e la fantasia di zio Esk cavalca pony impazziti, drogati. Arcobaleno. The Totem Pole ad Dinchimura yet. Allora, Sabino mi pare che era uno dei libri della libreria, del negozio di libri usati. Non ho capito, scusa? Che il libro che abbiamo finito di leggere, quello col Micif, e mi pare che fosse uno dei libri del negozio di libri usati. Sì, perché era da tre, esatto, l'ho letto apposta. Ok, quindi dovremmo aver sbloccato quello successivo in teoria. Sì, sì, è vero, Wiki. Please
Sento i molti che ridono. Eh sì, la verità. Sì. PVS, referendum, mistakenly think your phone. Cos'è la phone? La phone. Dovrebbe essere Phantom Vibration Syndrome. Ah, Phantom. Anche perché non abbiamo il collegamento, non so perché, quindi è a posto così. Phantom, quindi? Esatto. Phantom Vibration Syndrome. Sindrome della vibrazione fantasma. Come si fa a non pensare male? Siete dei pervertiti. Dai, ci hai rotto il cazzo, professoressa. Allora, abbiamo tua moglie che ci cerca, Mattia. Futaba? In che senso tua moglie? Sua moglie. Ah, Futaba. Ci crede, you are free. Cioè, ci prova a buttare. Vado. Ok, andiamo da Futaba. Se non abbiamo altri social links che ci cercano, direi di andare da lei. Go go go. Con Makoto, con Siamo andati avanti. Cosa è successo? Un cazzo. Vi siete trullallati? Sì, già una volta. È a coro stasera la Futaba reale. Ha detto che più tardi passa a salutare. Perfetto. Quando torna a casa. Se ti può interessare, è quello dove parla della promessa fatta alla madre. Ok, fammi sapere le risposte quando ci sono. Vittima di bullismo. Ogni storia è sempre pesante. Were you happy? That must have been a shock. How did you react? Allora, arrivo. Dove cazzo è andato Futaba? That must have been a shock. Dovrebbe dare 3 punti. Esatto. Poi la prossima risposta sarà la prima
e dovrebbe dare solo 2 punti in teoria. Tra l'altro Light Emperor dice che nelle fasi finali è stato difficile non fare la romance con lei. Futaba? Mm. Nelle fasi finali del social link? Esatto. Fammi fare un'altra e fai con lei. Ah, se, quando lo rigiocherò la terza volta? Altre 200 ore di gioco. Cioè, potrò rigiocarlo forse quando annunceranno Persona 6 che siamo all'uscita e si fa Road to Persona e faccio un anno a giocare solo la Persona 1 e la Persona 5. A proposito delle Road to qualcosa, oggi mi è arrivato da Amazon quella collection di quel progetto che ti dicevo. Mm-hmm. Mettiamo un po' di hype su cose in programma. Io invece ho saputo che Atlus sta facendo fatica a consegnare dei codici. Su quell'altra cosa. Sì. Ah, ok. Probabilmente non sta andando bene. Capito. L'altra era You Didn't Know Any Better, giusto? Ah. Yes, che dovrebbe dare 2. Comunque ragazzi, di progetti sulle live ce ne sono veramente veramente tante. Ci avrei almeno altre 2-3 cose da fare, però devo prima finirvi Persona. Anche perché ve l'ho detto, quando da adesso in poi è da bernoccoli in testa, e quando si arriva a un determinato punto lì impazzisci veramente male. Carina la maglietta che c'è sul Futaba. Sì. Tanto quel che so, la Real Futaba sta ultimando di raccogliere i materiali per fare il cosplay di se stessa in versione Persona 5. E poi vabbè, tu impazzisci male. Understood o Somehow Pushy Today? Risposta uguale, danno tutte 0 punti. Ok, allora diciamo che abbiamo capito. Siamo a 5, no? A 6. Sì, buono. Futaba triste, un colpo a Kokoro, dice zio Esk. Intanto qui fuori la pioggia fa pozzu pozzu. Pozzu pozzu fa da te. Sì. La mia domanda è, caro Mattia, secondo te facciamo 3 ore, andiamo avanti, iniziamo il prossimo, o invece portiamo la live alla fine di questa, diciamo, storyline e dalla prossima partiamo? A prescindere dal tempo che ci mettiamo. Si potrebbe effettivamente concludere la storia di Haru e poi salvare, e poi dalla prossima iniziamo bene
la prossima storyline, che iniziano le cose cicciose. La prossima la chiamo Bernoccoli in testa. Allora, intanto stiamo andando a fare la giocatrice di Shoji. Ok. Go right away. Cosa volevo dire? Ragazzi, settimana prossima ci sarà una live interessante di un titolo di cui ho scritto io l'anteprima e il nonno la recensione, che l'avete intravisto anche sulla mia dashboard prima, per i più attenti. Oh, fate una live? Sì, la farà il nonno. L'11 venerdì troverete la recensione di questo titolo. Fantastico, tra l'altro. E venerdì scade l'embargo della recensione all'1, mentre poi lunedì credo faremo la live, la fa il nonno, ma forse lo accompagnerò io. Que. Che cazzo è que? Di lei avevano già fatto la sua missione nei Memento, o sono ancora? Non credo. Oh, mi sa che manca poco per ottenerla. Tra l'altro, comunque domani da Disney dovrebbero arrivarmi due Blu-ray. Uno mi interessa molto, l'altro non lo dirò perché sennò ci sono problemi, però dovrebbero arrivarmi questi due Blu-ray. Uno è Star Wars e l'altro è Coco. È facile capire quale mi interessa e quale no. Esatto. Per chi mi conosce. Beh, Coco è quello più interessante, no? Lo stai dicendo tu, io mi dissocio. Non posso dirlo, non va detto in live, non si può, smettila. Posso così. Non lo so, è Star Wars? Cos'è? Non si dice. Non si può. That's almost relief, don't let your guard down, it may come down to luck. Puoi ripetere, per favore? That's almost relief, don't let your guard down, it may come down to luck. La terza. Ci siamo esatto, zio Esk. Cambierò discorso. Stiamo andando a rango 7 con lei. Bene. E la prossima è I Believe in You. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. No. No. Infatti non mi aveva impegnato serio. Perché, scusa? Il microfono è quello comunque, non te lo devo dire. Era per dato fastidio. I believe in you. L'erba gatta. 3 euro. E infatti sono davanti. Tossica. Earn double money if a battle is won one turn after. Oh, bello questo. Soldi a fottere anche con lei. Money, money, money. Era una mossa mortale a tempo. Cazzo vuol dire? Tipo 5 passi di Kill Bill. Non ho capito, zio Esk. Io avrei fatto anche la romance con i fumi, comunque. A parte, ragazzi, che
se mai giocherò una terza volta a persona e lo farò in live, farò Kawakami. Punto. No. Non mi frega un cazzo. Di nuovo? Sì. No. Al cuore non si comanda. Al cuore non si comanda, esatto. Ripeto, io l'ho viste tutte le romance. Quella sera che mi sono visto tutte le romance, ho fatto la classifica con Mattia e Kawakami rimane al primo posto. Al secondo qui c'è? Non lo ricordo più. Quindi okay. Non era importante. Al secondo? Forse la dottoressa avevo messo al secondo o al terzo. Quarto, quinto. La più brutta paradossalmente è quella con come finisce con Haru. E come finisce? Vabbè, non lo spoilerò qua, magari se lo vorranno giocare. Con Anne è carina, Anne invece l'ho rivalutata, è molto carina come finisce. Forse era lei che era al secondo barra terzo. Sì, no, ma ragazzi, ma mi spiace non averla fatta in questa run, in questo playthrough. Ma ripeto, se voi vedeste la romance con Kawakami sareste tutti d'accordo con me. I due membri del team Han si fanno sentire. Sì, sì, no. Io poi quando le ho viste l'ho rivalutata tanto. Era o al secondo o al terzo. L'avevo messa. O terzo e quarto, perché mi ricordo che c'era Kawakami. Poi secondo, terzo e quarto erano Futaban e dottoressa. Non mi ricordo in che ordine. A me pare di ricordare Futaba terzo. Non mi ricordo chi c'era seconda, però. Quindi se Futaba è terzo, al secondo ci dovrebbe essere la dottoressa Oan e al quarto la dottoressa Oan. Comunque i primi quattro sono quelli. Ricordo che avevi detto che non ti era piaciuto per niente la giornalista e la... la cartomante e Haru, avevi detto che non ti erano piaciuti. La giornalista era carina perché finisce quasi in pornografia per quello che viene detto, ma non mi ha lasciato niente. La cartomante e Haru sono veramente le più brutte. Diciamo che quella con Makoto mi piace di meno perché purtroppo non ho più l'età per apprezzare queste cose qui. Le abbiamo passate tutti, ma poi quando vedete la fine come finirebbe realmente, e finirebbe nel senso non che finisce la storia d'amore, vedrete poi come finisce, ma come finirebbe realmente tra due ragazzi di quell'età. Ho apprezzato di più quella con Kawakami perché è molto più matura per l'età che ho. Mi sa che abbiamo il tizio dei videogame. Ne anda lui? Ok, andiamo. Non abbiamo il persona, possiamo andare da lui. Hai capito? Sì. Ci andiamo comunque anche se non abbiamo il persona? Ah, era una domanda. Ma sì, dai, andiamo. Giusto per iniziare, tanto adesso saremo al primo livello, al secondo. Thank you.
Haru è deludente, cioè veramente. Quando si conclude è veramente deludente. Tra l'altro, Kailina, sei riuscita a recuperare Persona 5 con gli sconti, questi qua giapponesi? Intanto che aspetti la risposta, ti dico che le affermazioni che abbiamo sono: sorry, don't compare me to you, praise would you be encouraging. Don't compare me to you. Let's go, what a rude employee, something bothering you. What a rude employee? Ah, io avrei pensato something bothering you. Invece. Are they strong? Do you admire them? Do you admire them? So do I. Their mother strong. I let them know. La prima o la terza? La prima o la terza? I let them know. Siamo al 2, siamo al 2. Sì. Peccato che non riesci a recuperare la Complete Edition, che è allo stesso prezzo, però solo fino a dopodomani. Però vabbè, se ti interessa l'edizione fisica e ti piacciono le Steelbox, è un buon prezzo. Ok, vai tranquillo. Allora, oh cazzo, la cartomante, che palle. C'è docca? Sì, adesso andiamo a andare. Prima vado in libreria a prendere il libro nuovo, che magari troviamo quello per leggere più velocemente adesso. Giusto. No, Reckless Casanova. No, allora non l'abbiamo ancora sbloccato. Penso che non lo sbloccheremo neanche la prossima volta, ma quella dopo ancora. Perché da quello che ho capito sta facendo quelli per farti alzare le stat, che sono una stella, quindi sono 5. Dobbiamo fare questo e ancora un altro. Può essere. E poi si sblocca quello per leggere, esatto, i libri doppi. Dobbiamo andare dalla cazzo di cartomante. Andiamo.
che a ottobre e febbraio abbiamo la stagione influenzale, quindi si farma XP e si fanno i persona finale. Sì, dobbiamo anche arrivare a livello 99. Purtroppo non faremo il playthrough completo, però portare a livello 99 e fare i persona, quello ve lo faremo vedere. E il compendio. Magari non facciamo tutto in live, iniziamo a farlo in live, poi magari un pomeriggio mi metterò io con Mattia e lo porto lì lì e lo teniamo per la prossima live. Esatto. Cos'è che devo fare qua? Due verification test e due verification test. Come? No, era per uscire con lei e fare il verification test, non mi ricordavo. Ok. Ok, zio Esk, t'aspetto. Siamo qui, non scappiamo. Questa l'ho vista praticamente tutta la sua, ragazzi, si chiama la sua storia, quindi vi lascio leggere i sottotitoli perché io già la conosco. Pensare che dovrò fare la live su Dark Souls Remastered. Vabbè, fammi stare zitto. La recensione te ne occuperai tu, giusto? Sì, tendenzialmente sì. Ok. L'altro, ecco, infatti, come dice Alchemist, qualche tempo fa si era parlato di una possibile serie live così a cuor leggero su Dark Souls Remaster. Ah, ok, be my guest. Io sarò obbligato probabilmente a farci la live per l'uscita e sono, mi basta quello. Diciamo che a me interessa la remaster di Dark Souls per un motivo semplice. Non mi interessa su Play 4, non mi interessa su Xbox One, ma su Switch, sono, l'avendola fatta su Switch, questa cosa mi interessa molto. Comunque, suggest she give up, change her boss heart, encourage her. Dovrebbero dare tutte zero, mi chiedo, per il momento. Incoraggiala. Diciamo che, come ti dicevo, era proprio quello, il fatto che è che uscendo su Switch avere un Dark Souls, poi il primo che era uno spettacolo in maniera portatile, un po' gola mi fa. Della recensione su PS4 se ne occuperà Mattia, ve lo dico subito. Poi se ci si vorrà fare una serie ci penserà lui. Ok. Beh, se vuoi la live presentazione la posso fare comunque io quando al lancio. Va bene, vediamo cosa mi dicono. Ok. Che io vorrei fartela fare te, ma dipende da quello che mi dicono dell'alto. Ok, let me know. Overturn your fate, fight the power. Una onomatopea strana. Overturn your fate. Anche se non dovrebbe dare punti in teoria. Roll, fight the power.
vabbè, non mettiamo il dubbio che su PC ci siano mod interessanti per Dark Souls, ci mancherebbe. Però, cioè, il fatto di poterti portare Dark Souls ovunque, il primo Dark Souls, mi ha fatto gol, devo essere sincero, mi ha fatto molto gol. Infatti io, se lo prenderò, visto che il codice review verrà dato a Mattia, lo prenderò su Switch. Tanto su Switch hai tempo perché esce durante l'estate, quindi... E sono stati geniali a fare, a farlo uscire su Switch in estate, a spostarla. Sono stati veramente geniali. Perché uno, se ci pensa, dice, ah, ma magari è per ottimizzarlo meglio. No, il gioco è pronto. Sia per PS4, per Xbox One che per Switch. Su Switch hanno deciso di farlo uscire dopo, semplicemente perché è una console effettivamente portatile e giocatori Nintendo, amanti di Dark Souls, venderà un botto e sarà la fine. Esatto, beh, sicuramente è il periodo dove la gente ha più tempo libero, e quindi potrebbe mettersi sotto in portatilità con un gioco simile. Allora, you are so stubborn, open your mind to change. Open your mind to change. Comunque, per quanto riguarda Dark Souls, considerando che è uno dei miei giochi preferiti di sempre, il primo, giocarlo in una versione stabile e decente per me è comunque un buon plus, perché purtroppo, non avendo mai avuto sto gran PC, avendo sempre avuto problemi a litigare con DSFX, anche la versione PC non mi ha mai performato molto meglio di quella PS3, quindi giocarlo con un frame rate decente e stabile per me è già un plus. Guarda, io il frame rate decente e stabile ci crederò, sono sicuro che per tutto il 90% del gioco sarà così, ma io devo vedere la città, quella location infame. Io devo vedere, esatto, la città infame, non solo su PS4, voglio vedere arrivare lì e vedere com'è il frame rate, ma voglio vedere su Switch che cazzo hanno fatto. Ecco, su Switch devo dire che non ho ancora capito se lo vogliono provare a 60 o tenerlo fermo a 30 su tutto, Città Infame compresa. Io fossi loro terrei 30 e vai tranquillo, passa la paura, ma voglio vedere che la Città Infame vada a 30. Esatto. O a 60 o anche a 30 su PS4, cioè lo devo vedere coi miei occhi. Oh, possiamo leggere, vai. Dammi fuori dei coglioni. Ad un buon frame rate, vuoi credere? Ci voglio credere anch'io, ma voglio più che credere, ci voglio vederlo, Allora, abbiamo pomeriggio libero. Safem? Ah, libero, libero. Vado in libreria a leggere, andiamo avanti con i libri. Boh, sì, dai, direi che ci può stare, anche perché non mi viene in mente nessuna attività particolare da fare. Il benedetto baseball c'eravamo riusciti, sì? Sì, 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 sì.
risultato. Hanno fatto anche la clip. Ah, giusto. Che non è stata passata purtroppo su, come si chiama, su Telegram, che l'avrei salvata. Soprattutto di From Software non bisogna fidarsi. A parte che io aspetto l'annuncio che dovrebbe arrivare tra le 3 di quest'anno, anzi scusate, il PlayStation Experience di quest'anno e le 3 dell'anno prossimo. Sto aspettando quel teaser che farà impazzire me per primo. Anche se so già di From? Sì, di From, è una cosa che io attendo tanto, una delle poche, forse è l'unica da parte loro, perché sono rimasto abbastanza deluso io da Dark Souls 3. E quindi sono curioso di vedere questa cosa, ma so già un po' di cose che verranno mostrate alle 3. Ah, possiamo andare dalla giornalista? Andiamo dalla giornalista, così chiudiamo. Dobbiamo arrivare a 10, giusto? Sì. Così possiamo toglierci il suo, poi via. Tanto stanno cominciando a circolare adesso dei rumor di un gioco che avrebbero dovuto presentare alle 3 l'anno scorso, ma che alla fine non c'è stato. Ce ne sono stati ben 2 di giochi così, che è successo un casino. Che dovevano presentare, giusto, anche quell'altro e non è stato presentato, quindi non so a cosa ti riferisci. Beyond God and Evil 2, mamma mia, che lo dobbiamo aspettare ancora almeno un annetto. Abbiamo un invito a uscire fuori, quindi vorrà dire che non passiamo di livello adesso, giusto? No, temo di no. Cake McReal Monja o Mixed Ingredient Monja? Aspetta. Ma come regalo, dici? No, qua se vogliamo provare qualcosa da mangiare devo scegliere tra Mixed Ingredient, Cake e McReal. Non c'è scritto, quindi è a tua scelta. Adesso dobbiamo. Zio Esk. Ciao zio Esk, regalo. Cosa gli regaliamo? La digital camera gliel'avevamo già data? Certo. C'ho Glass Vase, Star Mirror, Snack Pack. Art, vabbè, art non ho, questo no. Flower Basket, Rose Bouquet, Robot Vacuum. Digital. Ah no, digital camera, eccola qua. Vedo? Ok. Digital camera? Sì. Non me la fa dare. Ah, perché è l'oggetto quello per la romance, quello unico per la romance, se non sbaglio. C'era successo anche un'altra volta, ora che mi viene in mente. Allora, mi potresti ripetere cosa abbiamo? Ma tu dimmi quello che possiamo dargli, che vedo se ce l'ho. Diciamo prima. Allora, fountain pen. Mini cactus. Abbiamo già dato. Sakura Fan. No. Black Mug. No. Uji Matcha. Uji Matcha Flan.
Sì. Ci abbiamo, gli diamo questo, via. Ah, ok. Ah, questo così. Che poi non capisco perché non posso regalargliela. Gliela regalo e sti cazzi, cioè non è che dobbiamo per forza iniziare una romance, eh? Esatto. Tanto, sempre parlando di tre, non so se hai visto Bosch, quest'anno si fa... è uscita oggi la notizia che anche Square fa proprio la sua conferenza. Finalmente ritorna a rifarla, perché ha fatto 2 anni fa l'ha fatta, 3 anni fa l'ha fatta. L'anno scorso no. Ricordo 2 anni fa l'ha fatta dove ha presentato Nier. Quindi Square è sempre da capire che cazzo vuol fare. Due anni fa hanno fatto quella rotazione dove continuavano a mandare i trailer e basta, senza però come presentazione sul palco. 2 anni fa. Allora scusa, era perché siamo nel 2018. 3 anni fa hanno fatto quella dove è salito anche sì. Yoko Taro. E 2 anni fa ha fatto quello con i trailer. Ok, sì. L'anno scorso non ha fatto un cazzo, quindi boh, bisogna capirla. Guarda su Telegram, vado a vedere. La clip figata. Oh, me la sa. La clipissima. Esatto. Good, good, good. Thank you, Alchemist. E cos'è che stavo dicendo? Quindi vedremo, vedremo. Io un'idea ce l'ho di quello che arriverà. Pensate a un pugno al nonno sulla gamba durante la live di Uncharted 4 e io vi ho detto tutto. Ho detto tutto e non ho detto niente. Non ho proprio idea. Ascoltami. Ryuji o il tizio dei videogiochi? Io spero che di sul progetto Avengers, che mi interessa non poco. Ti ho fatto una domanda, Mattia. Ah, non l'ho proprio sentita. Ryuji o il tizio dei videogiochi? Abbiamo un invito. Io direi di andare da Ryuji, che lui non... E salutiamo Mattia. Lo finiamo. Salutiamo Mattia. Yo-ho. Mattia? Paolino? Oh, mo ti sento. Ah, ok. Ok, quindi non è al solito problema. Dicevo Ryuji. Sì, fatto. Ok. Ah, quest'anno arriverà. Adesso mi è venuto in mente che io già ne parlai di questo gioco. Io ne parlai tipo 4-5 anni fa. Quindi se ricordatevi, questa software house scomparirà per un po' di tempo e poi arriverà 2017-2018 col botto. E adesso mi è venuto in mente di quello che si vedrà quest'anno. Che penso sia il rumor di cui intendevo prima. Quale? È quello, se tu stai parlando di solo quella software house di quel gioco che avrebbero dovuto mostrare già l'anno scorso. Non so di cosa parli, dimmi la software house. Rocksteady? Esatto. Ok. Esatto. Io di quel titolo ne parlai all'uscita di Batman Arkham. Comunque, what if they start fighting? I doubt they'll believe you. È uguale, danno 0 tutte e due. Io comunque sono stufo di continuare ad aver ragione sul mondo videoludico.
piace la SNAI aprissero le scommesse su... il totto scommesse sul mondo dei videogiochi, divento ricco in due giorni. Guarda, a me da queste tre basta avere una data d'uscita definitiva, certa e completa di Kingdom Hearts 3, poi io sono a posto. Scordatela quest'anno. O meglio, no, scordatela. Potrebbero, facciamo così, quest'anno alle 3 si vedrà. E forse poi dopo lo spostano, però una data la danno. Esatto, esatto. No, ma mi pare che avevano già confermato che non la daranno alle 3. Se non ricordo male. Bah, io credo sempre poco a Square. Beh, dopo la supercazzola di Final Fantasy XV, data d'uscita con celebrazioni, counter e tutto, e poi, ah boh, guarda, la spostiamo. E infatti. Va bene Alchemist, ci sto. Guarda che io ho fatto venire la pelle d'oca a Grey, Alchemist. Stavamo tornando e fai conto che non sapevo niente io, quindi non sapeva niente nessuno della stampa, non è che avevo queste informazioni prima. Stavo tornando da Treviso e ero passato a prendere Grey che veniva su per il Cartoonix. A un certo punto, mentre guidavo in macchina, stavamo parlando degli E3, lui mi ha chiesto di Ubisoft e Activision. Sono usciti questi due discorsi. Ma chissà cosa penserà quest'anno Ubisoft. Faccio, guarda, visto i tempi come sono maturati, visto quello che è uscito l'anno scorso per Assassin's Creed, presto è stato annunciato Beyond, ma secondo me sono in alti mare, eccetera, vedrai che annunceranno The Division 2. Lui, ma minchia, sarebbe bello, però mi sembra presto, qua continuo a supportarlo. La sera andiamo a cena, annunciato The Division 2. Sempre in macchina, sempre in macchina, dopo questo fa, cazzo, chissà quale sarà il nuovo Call of Duty, anche lì, faranno questo, faranno quest'altro, e faccio, vuoi la mia? Visto come sta andando, visto il casino successo con Sledgehammer, se non sbaglio, se non ricordo, tutto quanto, Activision deve riprenderci anche un po' la faccia, e tutto quanto, ci sarà Black Ops 4, lui, no, è impossibile, cazzo, Black Ops 4, ormai finito, di qua di là. La sera andiamo a cena, comunicato stampa, annunciato Black Ops 4. Quando vi dico che o muori da eroe o vivi talmente a lungo da diventare me, ragazzi, è la verità, che ne ho viste talmente tante, troppe, eccetera, che veramente poca roba mi stupisce o annunci che non mi aspetto. Esatto, Alchemist, mamma mia, quella live non la dimenticherò mai. Cioè, ragazzi, guardate, eravamo in backstage. Cioè, ragazzi, guardate che adesso annunciano Shenmue 3 e Final Fantasy 7 Remake. E da lì tutte e due le persone mi hanno detto, guarda che se annunciano questa roba ti faccio un pompino. Cioè, adesso? Bisogna... vabbè. Ormai è... che sono troppo vecchio. Tra l'altro quest'anno proverò il brivido delle previsioni del boss pre-3 in diretta, visto che se non succede niente, non cade nessun meteorite, sarò da lui per le 3. Esatto. Ma anche perché bene o male, cioè diventa, almeno per me, ma penso per tutti quelli che fanno questo mestiere da troppi anni, è diventato quasi scontato il mercato per la piega che ha preso. Cioè veramente poco. Io c'è un progetto, ne parlavo con lo staff qualche giorno fa,
e stiamo già organizzando la spedizione di Colonia. E c'è un progetto che è un rumor, io non vi dico se so qualcosa o no, però è un rumor che è uscito, che è questo progetto Starfield di Bethesda, che dovrebbe unire il mondo di Fallout al mondo di Elder Scrolls. Questa potrebbe essere qualcosa che a me può interessare tanto, tanto, tanto. Beh, il rumor di Starfield però è anni che gira, è proprio un vaporware che si sente almeno dal 2015, se non sbaglio, del vero progetto Starfield. Vero, ma se l'ho tirato in mezzo... Un motivo c'è. Un motivo c'è. Io non dico se sono, però... Sono curioso di vedere cosa fanno. Perché? Esatto. Alcune, andiamo a ragionare senza pensare che io possa sapere qualcosa. Analizziamo insieme. Dishonored, un seguito, è troppo presto. È appena uscito. Prey, idem con patate. Il nuovo Elder Scroll, loro hanno detto che ci stanno lavorando, ma è presto per annunciarlo. Cosa ci rimane? Doom 2? Perché è già da un po' che è uscito, poi? Una nuova IP, possibilmente. Una qualche espansione standalone, tipo un'espansione tipo la morte dell'estraneo per Prey, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare una cosa per Prey, ma secondo me non si vedrà questo, ma... O fanno qualcosa in VR, secondo me, per Prey, ma mi sembrano ancora presto per fare queste cose. Però solo Doom 2... Una nuova IP e ci sarebbe stato da Dio il nuovo di Elder Scroll, ma conoscendoli soprattutto su di Elder Scroll sono perfezionisti, quindi non lo so, cioè capisci, comunque ha un'ora da riempire e per ora se ci vai a ragionare sono due le cose, una nuova IP e Doom 2, che è secondo me il segreto di Pulcinella che ci sarà. Esatto, visto il successo del primo i tempi sono abbastanza maturi. L'importante è che facciano una conferenza intensa che ci tenga svegli, visto che sarà alle 3 di notte, che ricordo l'anno scorso c'era stato un po' di disperazione durante quella Bethesda. Ah, things turn out molto, for the best, you deserve viva. It. Allora... Sì, non era stata molto... Cioè, era partita bene, poi si è mosciata, poi ha chiuso così così. Esatto. Things turn out for the best. Per fortuna, perché prima mi hai detto che era uguale e io ho detto ho scelto a caso. E ho scelto quella che mi hai detto. Sì, sì, no, comunque erano uguali, davano più 3. All I did was watch, are you gonna pay me back? All I did was watch. E l'ultima è uguale, danno tutte e 3 punti, cioè la prossima. La conferenza PC, allora io di sicuro non la farò la conferenza PC quest'anno, ma hanno già inculato 2 volte e io sapevo tutte e 2 le volte che sarebbe stata una puttanata. Quindi vediamo da qua a un mese chi combina più casini. Esatto. Perché teoricamente noi non la copriremo la conferenza PC. Cioè, non c'è nessuno per ora che odio così tanto, ha fatto così tanti casini da dire si merita la conferenza PC dello staff. Però da qua alla conferenza PC il tempo ce n'è. Esatto. Stavo giusto dicendo infatti che nella vita redazionale quando siamo in periodo E3 la conferenza PC è la punizione quando qualcuno fa qualche cappellata di troppo. La punizione è PC. Chissà come mai quando si avvicina l'E3 i messaggi sono direttamente proporzionali. Più si avvicina l'E3 più diminuiscono messaggi, vocali, tutti fanno il loro lavoro bene, tranquilli, poche domande.
L'anno scorso chi è che l'ha seguita poi la conferenza PC? Ci sono stato io che ho voluto fare compagnia e non mi ricordo chi. Ho un vuoto, mi ricordo solo che faceva tanto cagare. Forse c'era Gray. Se non sbaglio avevo fatto Gray perché aveva, durante il GOTY aveva ruttato e quindi l'avevo fatto, gli avevo dato la conferenza PC. Arigato. Può essere Paganello? Non ricordo. No, non gli volevo così male allora. No. Allora dovremmo aver superato le 200 ore. Esatto ragazzi, 200 ore e 13 minuti. Auguri! Allora, io direi che andrei dallo Yakuza. Andiamo dallo Yakuza. Perché dovremmo concludere anche la sua. Esatto. Per lui dovremmo essere o al 9, se non addirittura al 10. Beh, io penso al 10 perché avevamo fatto la sua nel... nel... cazzo si chiama? Nel Mementos. Nel Mementos. Piove? Piove? Tanto? No, per ora piovigina. Per ora piovigina, quindi sta arrivando anche qua. Però c'è tanto casino di tuoni e ventissimo. Ah, a posto così. Se salterà la live, ragazzi, immaginatevi perché. Sì. Ha rotto il cazzo, 30 gradi, 30 gradi, 30 gradi. Devo fare la live, arriva il temporale. Ma è... per la seconda volta di fila. Sì, sì, è vaffanculo. It's not possible, I don't know, is matured. I don't know. I'm back baby è la risposta che darò, eh. Tu dimmi quel cazzo che vuoi, ma io dirò quello. I guess I could consider it if you pay me well. Ok, allora 3 punti la danno la seconda e la terza. I'm back baby da 2 punti, quindi se vuoi puoi farla. 2 punti, ma ben spesi, che è fantastico. Me ne ha dato uno solo, ma fa niente. Dovremmo essere a 9. Ma siamo solo a 8? A 8, sì. Il social link, cioè la missione nei Memento, sia dopo il settimo livello. Palle. C'è tua moglie che ci ha invitato al cinema. Abbiamo qualche invito per un social link a parte Futaba? Non lo so, infatti ho detto rispondo dopo perché ce l'ha mandato di notte. Esatto. Di solito la domenica al giorno un po' inutile.
Daytime. Che giorno è? Quanti giorni mancano? 9 giorni. Sì, abbiamo un invito da Eren. Andiamo a salutare Eren. Che... qualche giorno farei anche il suo compleanno. Se non lo ricordo male. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, io vi devo dire, vi dirò che so dove è ubicato il buon Eren, cioè questa intelligenza artificiale. So dove è ubicata. Dov'è il suo server? Dov'è fisicamente lui? Comunque, it feels nostalgic. Why we here again? Are you going in? It feels nostalgic. Uno dava, giusto? Dava, giusto. Sì. Le prossime due sono a scelta libera perché danno tutte 0 punti. Tutti 0 danno? 0 danno. La 2 e la 3 sì. Quindi devo dare sempre la prima? Sì, è uguale. Quella che preferisci. Scusa, ma hai appena detto la 2 e la 3 danno 0. Vuol dire che la prima darà qualcosa. No, non devo dare quella che preferisco. Devo dare la prima. No, la prima è uguale. Volevo dire la prima, nel senso la prima a cui hai risposto dava punti, che te ne ha dato uno. Ah, ok. Le prossime due danno 0 a prescindere. A prescindere, esatto. Che è la casa di Madarame. Maybe he was sympathetic. He somehow knew you had a skill. I couldn't possibly tell you. O la prima o la terza. Cosa hai comprato la Decathlon, zio Esk? Sto montando le robe da vecchi che ho comprato alla Decathlon. Cosa cazzo hai comprato?
Mazuito. Quanto siamo con il trucco? Ah, siamo a 6. Buono, dai. Temevo peggio. Gives che non risponde. Non sapremo mai cosa sta costruendo. Quentin sta costruendo un'arma che può superare un Metal Gear. Sì, compra, che soldi ne abbiamo a strafottere. Non so neanche cosa cazzo sto comprando, ma vabbè. Acquisto ossessivo compulsivo. I soldi ci sono, lanciamoli allo schermo. Cartomante politico. Ma io direi politico, che anche con lui dovremmo essere ormai alle battute. Cerchiamo di chiuderne quanti più possibili. Sì, siamo all'8, dovremmo andare a 9. Ok. The Sun. Ho comprato la Chimbal per sedermici sopra ed impedirmi di cadere per il sonno arrivato. E la Training Station per fare esercizi tipo Calisthenics per vecchi. Fai conto che io sono vecchio come te e non ho capito un cazzo di quello che hai scritto. Arrivato. Cioè veramente non so che cazzo hai comprato. Ma soprattutto perché. Io mi immagino che questo il nostro vecchietto zio Esk che si siede e dice: cazzo, sono stanco, sono vecchio, di qua di là. A un certo punto arriva un giovinasta e gli dice: sai, dovresti fare questo, questo, questo e questo. Lui dice: sì, hai ragione, però non ho capito un cazzo e non ha il coraggio di dirlo. A un certo punto va al Decathlon, che sarà andato di pomeriggio. Va al Decathlon e dice: ha detto questo, prendo. Convinto di quello che sto prendendo, ma non so che cazzo sto facendo. Torno a casa e lo monto. Finirà tra un paio d'ore che prende tutto e vola giù dalla finestra.
Marius. Do your best, break a leg. Break a leg è fantastico. I'm getting nervous. Do your best. Peccato, breaking leg era più bello. Minasan. Tra l'altro, quello che ho detto che sta facendo Esk, che fine farà tutta quella roba, è quello che avrei fatto io, by the way. Segno, Alki, segno. Sperando che questa settimana di inattività non l'abbia sballato, che abbia preso un nuovo orario, sennò ci rimaniamo male. Quasi dettagliato il racconto, però ho finito e non sono ancora andato in gatto berserk. Tranquillo, tranquillo. Quando comincerai a guardare come lo utilizzano? Diciamo che io non arrivo al tuo step, ma quando comincerai a vedere come si utilizza e la gente lo utilizza magari in maniera perfetta e tu non riesci a fare determinate cose, lì ti partirà il berserk da te. Io non ci sarei neanche arrivato. E fidati, una volta che l'avrai fatto, quando rincontrerai la persona che ti ha consigliato di fare queste cose, gli darai anche una testata. What are you talking about? You had a change of heart. Puntini di sospensione. You had a change of heart. Rank 9. Rank 9. Yes. Go, go, go. Mancano 8 giorni al change of heart. Oh yeah. Che mi sa che non riusciamo a finirlo, paradossalmente. Quanto avrei dato per vederti, zio Esk. Sì, Alchemist, beccano sempre te con le domande, tra l'altro. Esatto. Mm-hmm.
3 inviti. Tua moglie, Eren e il tizio dei videogiochi. Futaba? Oh. Dovremmo anche salire e andiamo al 7. Yes. Così già ti prepari. Che tra l'altro se completiamo subito quello di Futaba, poi non abbiamo problemi con quello di Sojiro. Visto che c'è un punto dove quello di Sojiro blocca anche quello di Futaba, quindi se arriviamo subito al massimo con Futaba, poi possiamo andare tranquilli con Sojiro. What horrible parents we have to put a stop to this strange house. Le prime due è uguale. Davano due. Sì. I'll do it for you, we'll show them the truth, give me some time. I'll do it for you. Il capo non mi ha mai sgridato per quello. Grande zio Esk. I'll do it for you, giusto? Yes. Ok. Arigato. Quindi qui abbiamo una missione del metaverso. Sconfutaba da fare. Sì. Perfetto, non abbiamo inviti, quindi posso continuare a leggere. Ok. Però prima di leggere voglio vedere se devo comprare roba al computer. Vedere cosa c'è. Oltretutto ragazzi, qualcuno di voi ha continuato a guardare l'anime di Persona 5? Io sono fermo al primo episodio. Ah, ancora lì? Boh, perché sto leggendo in realtà commenti di persone che non sono particolarmente soddisfatte di come sta uscendo. Io non l'ho ancora iniziato, sono sincero, sto aspettando che escano almeno un po' di episodi per potermeli vedere in sequenza. Però appunto sto leggendo commenti non entusiasti. E di che tipo? Cosa non sta piacendo? Ma in parte come hanno adattato la trama, in parte anche per la realizzazione tecnica non è particolarmente curato, cioè cerca di imitare il gioco ma non ha la stessa qualità del design del gioco. Tipo ho visto un'immagine di confronto dell'All Out Attack con la posa di Joker
ed è disegnato molto peggio nell'anime rispetto al gioco, la schermata fissa che... Minchia che fulmine! Che fanno. Posti? È arrivato anche il tuono. E adesso tra poco salterà la live, ragazzi. Salterà la live. Se preferisci interrompere piuttosto che evitare di friggere qualcosa, hanno problem boss. Ah, si è sentito il tuono? Si è sentito. Perché sto leggendo la chat io sulle cuffie. Ecco, vedi, Light. Ora trovo Thor fuori dal portone. Questo mi fa capire di non farmi incazzare, vedi, Light? Hai capito a chi mi stai paragonando? Un altro nome da aggiungere per zio Est. Comunque addirittura così tragica Light. Ha messo così male. Che aveva scritto che l'anime di Persona 5 è come i primi episodi di Dragon Ball Super. Bah, cazzo, io stento a crederci. Il primo episodio l'ho visto ed era molto bello. Comunque, facciamo che io salvo, intanto spiego la play. Ci facciamo due chiacchiere e poi stacchi. Comunque mancano 7 giorni. Abbiamo fatto 7 giorni. Abbiamo fatto un paio d'ore invece di 3. Stiamo andando avanti. Torno su di me per ora. Non lo so, io per ora non voglio farmi influenzare da quello che... Mi fido di voi, ragazzi, perché, cazzo, comunque state guardando il gioco, vi piace. Tanti di voi l'hanno giocato, quindi mi fido. Però voglio vederlo con i miei occhi. Voglio esatto. Veramente vederlo con i miei occhi. Perché io dal primo episodio, esatto, io almeno il primo episodio l'ho visto. E non mi ha fatto così schifo. Cioè non mi è sembrato... Cioè anche perché non riesco veramente a crederci che Atrus toppi una cosa del genere. Sì, Wiki, ci fermiamo. Come hai sentito, devo andare a prendere a cazzotti Thor, quindi... Che è venuto a rompere i coglioni. Devo andare a buttare giù la trama di God of War Ragnarok. Perché sappiate che i prossimi God of War avranno un sottotitolo, non metteranno 2-3. Perché sarebbe ridondante e creerebbe dei problemi. Esatto, anche perché sarebbe un bel casotto poi, come lo vado a chiamare, God of War 2-2 o God of War 5? Sì, no, no, no. Niente, Paolino c'è il dio del tuono sotto casa. Adesso arrivo, vai tranquillo. Te lo infilo sotto il culo il Mjolnir. Devi giocartelo, Mattia, vado fuori, devi giocartelo. Tu sai che... Lo so. Tu sei letto e sentiti i vocali quando ho finito God of War. Tra l'altro ne ho parlato tanto in privato anche con Eren. Lui è stato, devo essere sincero, leggermente più basso del mio voto. Anche perché poi in sti giorni uscirà la review. Esatto, infatti stavo aspettando la review di Eren. Però mamma mia, cioè ripeto, tu sai il voto che gli ho dato, giustificato anche nei vocali. Quindi... Sì. Ma ammetto che non mi sarei mai aspettato una bomba del genere, infatti è volato subito nella mia lista di...
Tu pensi che io quando l'ho iniziato ho detto vabbè, da acquistare, ho detto giochiamolo, sono curioso di vedere. Comunque a me quello che è sempre piaciuto è la mitologia che c'era dietro God of War, la storia un po' ma va bene, chi se ne frega. Poi più andavo avanti più dicevo ma cazzo, ma questo è Kratos, ma che cazzo è successo eccetera. Poi sono arrivato, arrivi a 4-5 ore dalla fine del gioco che il titolo impenna, succedono delle cose. Io ti dico solo, ricordi questa scena quando lui da solo va a prendere la barca. Ci sarà una scena dove lui da solo prende una barca, la barca di un personaggio, non più la sua ma quella di un personaggio, e rifà la strada per tornare a casa sua. Da quel momento lì in poi è come persona dal penultimo dungeon in poi, per farti capire. Purtroppo ahi no, perché internet è un posto brutto, quindi so cosa trova, chi trova, cosa fa. Mamma mia. Quindi è per questo che dico che sono anch'io a bocca aperta, non avendolo giocato con mano. Noi eravamo a bocca aperta, mamma mia che sequenza, ma quella, il finale, le boss fight che tanti si sono lamentati, io invece le ho trovate giuste per questo titolo, per come è stato cambiato eccetera, ci sta. E il finale, il finale diciamo segreto, mettiamola così, il finale segreto quando torni a casa, vabbè. Tra l'altro non solo è un finale segreto, ma è quello che mi è piaciuto tanto è che lo giustificano, perché loro potevano benissimo farti vedere tutta quella scena e poi dopo finire con stare zitti. Invece far finire quella scena col bambino che parla, con Atreus che parla con il padre e dice quelle 5-6 parole, giustifica tutto in una maniera fantastica. Aspetta, io non ho giocato neanche quella serie. Senza i vecchi mi sminuisce il nuovo. Cosa è successo? Di cosa parli, zio Esk? Il problema, Alchemist, è che la gente è stupida. E quello è il grosso problema. Che non si fermano, loro pensano, ma senza usare il cervello. Pensano col culo o con un'altra parte del corpo. Cioè, tu picchiavi Odino e Thor subito e poi negli altri cosa facevi? Che cazzo facevi? No, non lo sapevo, perché tra l'altro io ho poco tempo e tanta roba da giocare, quindi ho fatto una Valchiria e mi è piaciuta tantissimo. Tutta la spiegazione quando fai la prima Valchiria, che ti spiega il nostro amico Testa, ci spiega perché, per come sono finite, le devi liberare. Ce l'ho lì, prima o poi lo riprenderò e farò le Valchirie. Boh, io da quello che so, io sono un grande appassionato di mitologia norrena, e da quello che so questo God of War, rispetto ai precedenti che sì, si era ispirato alla mitologia greca, ma un po' a cazzo di cane, diciamo, a libera interpretazione, questo è molto fedele ai miti norreni, da quello che so. Io ti dico, allora, i miti norreni li ho studiati però per passione, perché mi piaceva, vabbè, sempre piaciuta la mitologia, cioè, ho basato tre quarti della mia laurea, quindi su varie mitologie, e quindi quella norrena non faceva parte della mia laurea, ma l'ho fatto perché a me piaceva. E quando ho visto determinate cose, fai conto che io ho spiazzato, non mi ricordo, mi sembra Wiki, perché a un certo punto stavo giocando a metà gioco, per far capire anche, ragazzi, ormai quello che dicevo prima, anche quanto sono vecchio e poca roba mi stupisce. Io a un certo punto non farò niente, non dirò niente per evitare spoiler, ma gli dico: Wiki, ma sai che a me questo personaggio non riesco ancora a inquadrarlo il perché, ma da quello che so, da quello che faccio, da quello che ho fatto, scusate, da quello che so, da quello che ho fatto e le sensazioni che mi dà e anche un po' di esperienza eccetera eccetera, questo personaggio mi sembra questo.
lui è stato bravo a dire bah, no, cioè è stato bravo a sviarmi eccetera, solo che da quando io l'ho detto a quando arrivavo alla fine lui era lì, continuavo a sperare che io arrivassi alla fine, perché quando io l'ho detto mi fa sono sbiancato, non sapevo come rispondere, mai spiazzato. Quindi adesso ve lo confermerà lui. Allora zio Esk, questo God of War te lo puoi giocare, diciamo che ci sono delle, te lo puoi giocare tranquillamente sen aver giocato gli altri, però ci sono delle piccolezze, delle chicche, soprattutto quello che prima ho raccontato a Mattia, che deve vederla come scena, che sono quelle chicche che un po' di background per da dove arriva eccetera ti perdi, non, secondo me non le apprezzi come se avessi vissuto la saga. Però se non hai voglia di rigiocarteli e ti vuoi guardare qualche walkthrough, ti leggi, o ancora meglio, ti leggi magari la storia dei primi due e il terzo te lo guardi, ti guardi i filmati. È brutto, però lo apprezzi di più. Esatto. Esattamente, vedi che Wickerman ha detto esattamente. Purtroppo ragazzi, vuoi per cultura, su cose che conosco ovviamente, personale, generale, mia, vuoi per cultura approfondita, vuoi anche per cultura del gaming, perché comunque ci sono da troppi anni in questo settore, veramente troppi, è difficile stupirmi, ad oggi è difficile stupirmi, i 10 li ho dati, lo sapete, perché l'ho dato a Lisse, l'ho dato a Metal Gear Solid 4 e a Persona 5. Però, cioè, pochi mi stupiscono. Questi tre titoli mi hanno stupiti. Uno perché comunque ero fan ed è stata secondo me la chiusura giusta. Lisse perché comunque ha toccato delle corde violente, per chi ha visto la live sa di cosa parlo. E Persona 5 perché, per vari motivi, lì più che tecnici che tecnici che di stupore, cioè svecchiare il JRPG, sbattere il cazzo, scusate la volgarità, in faccia a tutti quelli che dicevano i JRPG sono giochi per bambini, hanno rotti i coglioni, bla bla bla, sono a turni, i turni sono brutti, tutti quegli stereotipi che poi purtroppo alcuni, cioè non alcuni, purtroppo erano veri, perché si stagnava in questo. Atlus è arrivato e ha detto non dovete rompermi la minchia, guardate qua, più lo spaccato che porta in tutte le case del Giappone, la critica che ha avuto e ha voluto fare dura al Giappone su tutto e anche al mondo in generale, perché poi tutto il mondo è paese, tanti problemi che ci sono in Giappone ci sono anche nel resto del mondo, è il motivo per cui poi ho dato 10, cioè faccio anche le disamine dei miei 10. Però veramente oggi raramente ho titoli che mi stupiscono, mi fanno dire cazzo questo non me l'aspettavo. Anche in Persona 5, quando arriveremo alla fine, qualcosa avevo intuito. Io quando sono arrivato in un punto ho detto, cazzo, è questo. Poi lo vedrete. Mi è piaciuto, ho saputo, non mi ha stupito, nel senso che non me l'aspettavo, ma mi ha fatto rimanere piacevolmente colpito. Dico, cazzo, geniali, bravi, eccetera. Cioè, adesso come adesso, valuto così i videogiochi, più che lo stupore. Anche perché io sono io e le altre persone magari non hanno questa finezza, o anche sì, però quindi lo giudico anche sul fatto che un'altra persona 9 su 10, 8 su 10 può rimanere stupito. Esatto. Wickerman dice a giudicare dai tuoni, buona notata, a giudicare dai tuoni, buona notata. Sì, ma adesso vado a prendere da sberle il biondino e vediamo che fine fa. No, porta la webcam e poi lo mandiamo in giro come teaser trailer di Avengers 4 e Enter Paolino. No, di God of War, io impadisco Ragnarok, se ho azzeccato anche il nome chiudo tutto. Dico Ragnarok perché c'è una teoria con cui ho parlato con Wiki. Beh, a dire la verità non è uscito. È vero. No, nel senso, vi faccio vedere.
Ah, beh, sì, è vero, se è il PC spento di scuro, non. Perché voi non potete non vederlo. Visto noi. Ma esatto. Se io faccio così, ve lo faccio vedere e vedete che non è uscito. Non c'è. Quindi. Mi spiace, ma stasera vi ho abbandonato. Che è la teoria del Ragnar? Dimmi. No, dico, comunque quello che cercavo di dire alla fine è, cioè, quando si valuta un gioco o anche un film così, un conto è quanto tu soggettivamente ti aspettavi un determinato colpo di scena, un conto è poi come viene effettivamente realizzato. Cioè, al di là del tu magari potevi averlo intuito, te lo aspettavi, se lo realizzano bene in un certo modo. Mm-mm. Secondo me è quello che va parecchio valutato. Ah, ti aggiungo un'altra cosa. Tu qui, oltre a quello che devi ritirare, che è arrivato per te, sono arrivati anche, capirai a cosa mi riferisco, i bicchieri. Ah, ok. È praticamente quasi la collector. Ah, però, ottimo. Perché c'è l'artbook, c'è il gioco, in promo. E poi i bicchieri, che ho ritirato dove tengo i bicchieri io, perché se non li lasciavo in giro poi si rompessero. Ah, ok. Fantastico. Ti manca solo la confezione e basta. E forse cosa c'era? La steelbook. Ho fatto l'unboxing, non mi ricordo. E la steelbook. Poi per il resto hai tutto. Poi di sì. Vabbò, ragazzi. Se avete delle domande, Yakuza 6 Wiki. Hanno mandato per Mattia, per la recensione e tutto, gli hanno mandato una promo fisica, l'artbook e i bicchieri. Nella collector c'era il gioco, l'artbook, i bicchieri e questi ghiacci fatti a forma di dado, che servono per farti bere, magari se vuoi berti comunque un whisky freddo, ma senza annacquarlo con l'acqua. Perché se metti nel whisky il ghiaccio si annacqua e quindi diventa una merda. E invece hanno studiato questi, sono tipo dei dadi, li avete visti comunque se avete visto l'unboxing, che potete mettere in freezer, sono quasi una specie di ferro, non so che cos'è, acciaio, si raffreddano, però non si, giustamente non si sciolgono, e potete metterli nel whisky. Mancano solo quelli e la steelbook. Che Mattia se li è meritati, se li è strameritati. E la steelbook. Che tra l'altro ricordo che giovedì continueremo con Yakuza 6. Esatto. Ma sicuramente inizierà dal finale segreto Alchimista anche per me. Comunque ragazzi, se avete domande, aspettiamo ancora 2-3 minuti, vi faccio compagnia io e Mattia, vi rispondiamo a delle domande. In generale, visto che comunque stiamo chiudendo la live per problemi temporali, perché devo andare a prendere a calcio in culo un dio. Se avete delle domande in generale su uscite, tre cose personali nostre, fate pure. Vi concedo ancora 3-4 minuti, se no vi saluto. Oltretanto faccio io una domanda alla chat. Se confermiamo al 100% Colonia quest'anno, con che mezzo mi consigliate di arrivare a Colonia non per rispondete. Cercare di arrivare sano e salvo? Non rispondete, perché sarà in macchina con noi, perché andremo in macchina. E io c'ho veramente una paura fottuta. Io non voglio risposta a questo. Beh, come quando streamerà? Streamiamo tutte le settimane, Light. Io il martedì, lui esatto. Il giovedì. O comunque ci alterniamo. Siccome il martedì e giovedì è la coppia che non scoppia, Mattia Perrin, Porto Perrin, PP. Ci li giriamo. O un martedì c'è lui e io faccio il giovedì, un giovedì c'è lui e io faccio il martedì. Ah, vabbè, si farà. Lo
faremo, lo faremo. Allora, l'altra volta, l'ultima colonia, non abbiamo voluto farlo perché comunque eravamo preoccupati, eccetera, per Mattia, per quello che era successo, quindi non ci sembrava il caso di farlo. Questa volta lo faremo. Stavo leggendo il commento di Alchemist che mi consiglia di impacchettarmi con la carta, quella con le bollicine, quella che ha ballato. Si chiama Pluriball, ragazzi, ignoranti, bestie. Ecco, mi imballate con quello e siamo a posto. Sì. A parte che, vabbè, io so robe su Gamescom e 3. Io dico solo CD Projekt, mamma mia. Mamma mia. Ecco, quelle cose che avevi scritto sullo staff di... Guardate che ci saranno questi giochi a Colonia, ve lo ricordo. No, io ho fatto così, faccio ragazzi, allora adesso stavo tornando da Treviso, gli dico ragazzi, domenica questa, quindi quella che viene adesso, o la prossima facciamo la riunione, perché così cominciamo anche a prenotare hotel e tutto. Fatemi sapere chi vorrà venire, chi ci sarà, chi dà la disponibilità, che ha magari ferie, cazzi e ammazzi. Però vi dico una cosa, ci sarà... Ubisoft, Bethesda, eccetera, ci sarà questo sicuri. Fate voi. Questa è la mia scritta. Fate voi. Pagone l'ha già confermato. E in linea di massima, se non mi spalmo da qualche parte di nuovo, confermo anch'io. Tu vedi, prima che parti di startene in casa chiuso in una stanza con della gomma intorno alle pareti. Che cazzo. Il fumo dal naso lo faccio uscire per zio Esk, così, visto che mi paragona al sangue di drago, è contento. La soluzione potrebbe girarsi con un carro armato, stavo pensando. Quello sicuro non si forano le gomme. No, vero, però un Barrett te lo buca. Vero. Ma tra l'altro, aspetta, zona di Colonia, quindi non so se ci sono, non so se li avete visti durante il viaggio l'anno scorso, ma in Germania, soprattutto nel nord, verso Amburgo, Brema, così, sulle strade, sia cittadine che di campagna, soprattutto sui ponti, ci sono i limiti di velocità per automobili e carri armati. No, non ci abbiamo fatto caso. È un cartello giallo diviso a metà, da un lato c'è una macchina con scritto 50 km all'ora, dall'altro c'è un carro armato, c'è scritto 30. Tutte le volte che vado in Germania li fotografo perché sono bellissimi. I limiti di velocità per carri armati lo farò anch'io, perché non ci abbiamo mai fatto caso. Arrivo. Vabbè, se non avete altre domande, ragazzi, io vi saluterei qui. Aspetto ancora un paio di minuti. Se adesso che vi abbiamo un po' scaldato sul discorso Colonia, robe, volete fare domande? O in generale, su Hugo, of War, o qualcosa che avete giocato, qualcosa che aspettate? Bene. Voglio la foto di cosa? Ah, ok, sì, del limite dei carri armati. Arriverà. Esatto, la cerco e ve la passo sul gruppo. Freaking talk cowboy. Quindi state dando già la buonanotte. Non avete altre domande? Possiamo.
Dopo faccio il gruppo su Telegram, ragazzi, per God of War. Tutte, zio Esk, tutte. Vabbè, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. Vi ricordo che domani ci sarà il buon Pagonello, che ritorna col vostro topino preferito. E giovedì ritorniamo io e il buon Mattia e anche la vostra imperatrice con Yakuza. Dopodiché ci dovremmo fermare, a meno che non arrivano robe. Io vi dico già, anzi ve lo scrivo in chat, perché così non rimane, non mi rimane detto. Vi dico già i titoli che si trovano sulla mia console. Vi dico solo sti due, via. Io sto aspettando quel titolo che c'era il contatore prima che si attivasse. Esatto. Quello che avevo visto sul tuo account. Quindi, poi vabbè, arriveranno le live di questi due titoli. Ci sarà, questo qua è un mese abbastanza denso, ragazzi. Comunque, questa settimana a scanso di sorprese, domani Pagonello, giovedì torniamo noi e venerdì ci si riposa. Poi da lunedì dovrebbe esserci una sorpresa del titolo di cui leggerete la recensione venerdì all'una alle 13. Uscirà la recensione e faremo la live lunedì. Poi martedì ritorniamo noi, io, Mattia con persona Yakuza. Mercoledì sempre il buon Pagonello. Giovedì sempre io con persona Yakuza. Teoricamente dovrei anche fare una live su Pillars of Eternity 2, che è arrivato il codice review. Non so quando riuscirò a farla la review, ma anche perché devo farla io. Però potrei mostrarvelo almeno. Non lo so, vediamo. Detto questo, come avete visto, ci sono dei titoli che dobbiamo mostrare che già abbiamo e niente. Ci vediamo domani, anzi vi vedrete domani con il buon Pagonello, noi ci rivediamo giovedì. Ragazzi, grazie di tutto, grazie per averci seguito. Buonanotte, buone botte a me che devo andare adesso a rompere il culo al biondo. Allo zio del tuono. Esatto. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte, ragazzi. Ciao. Ciao.